Duomo di Modena è un modello dello stile romanico non solo per la sua compiuta struttura architettonica, ma anche, come vedremo, per la ricchezza delle decorazioni scultoree, con prevalente funzione educativa, che si integrano perfettamente con le varie parti dell'edificio. Iniziato a costruire nel 1099, il Duomo di Modena presenta relazioni strettissime fra interno ed esterno dell'edificio. Alla facciata salienti corrispondono con chiarezza nell'interno le tre navate. I contrafforti esterni coincidono invece con la spartizione in campate tramite pilastri a fascio. Le trifore del matroneo hanno rispondenza esterna con le loggette sul piano mediano della facciata. L'alternanza di colonne e di pilastri a fascio massicci crea l'effetto di uno spazio volumetrico ben ritmato. Il geniale inventore di questo edificio fu Lanfranco, che previde all'esterno una fitta trama di arcate cieche comprendenti in alto, lungo i fianchi e sulle absidi, gruppi di trifore che corrispondono a una lunga loggia praticabile lungo il perimetro esterno. Intimamente connessa al programma architettonico della chiesa è la decorazione scultorea di Viligelmo, del quale è stata perfino prospettata la partecipazione diretta ai lavori insieme a Lanfranco come architetto e non solo come scultore. Insieme o poco dopo l'opera di Viligelmo si registra nel cantiere modenese un'altra presenza sorprendente, quella del cosiddetto maestro delle metope, le cui metope dovevano con ogni probabilità coronare la sommità esterna dell'edificio. Il Duomo di Modena rappresenta un modello di stile romanico capace di stabilire una stretta relazione tra interno ed esterno, un edificio a cui hanno lavorato artisti tra i più geniali del Medioevo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!